bentornati in un altro video. Oggi vi porto un full day of eating in ricomposizione corporea, che vuol dire praticamente sto provando a mettere massa e a definirmi allo stesso tempo, ma ve ne parlo meglio nel video. Se vi piace, mi raccomando, lasciateci un like. Iniziamo. E se mi seguite da un po', già lo sapete che tendo a non fare colazione, non che ci sia niente di male, ma quando mi sveglio io ho più bisogno di acqua, di liquidi, di idratazione rispetto al cibo, soprattutto adesso che fa caldo, non mi sveglio con la fame. Di solito mi faccio sempre un sacco di acqua, che può essere un bicchiere, può essere anche un bottiglione intero, e ci aggiungo o del limone come ho fatto stamattina oppure un cetriolo. Sembra strano, ma aiuta un sacco ad idratarsi e a sentirsi meglio. Io mi bevo questo e sto a posto, non devo mangiare e aspetto un attimino per fare il primo pasto. E ieri è arrivato un ospite speciale, ma vogliamo parlare del casino in questa stanza? Cioè, questa dovrebbe essere la scrivania dove lavoro. Casino. Vabbè, lo sapete anche voi, quando arrivano gli ospiti e si mettono nella stanza e poi va tutto all'aria, Comunque, questo è come mi sono vestito oggi qua a Barcellona, è un caldo umido. O sto senza maglietta, però per il video ho detto tutto il video senza maglietta, non mi va manco per voi. E quindi mi sono messo questa maglietta drop shoulder che è iper larga, un po' simile a quella nera Kaizen. E poi ho questo nuovo costumino da bagno che mi ha portato Ele. E boh, secondo me è veramente fighissimo, con tipo i pellicani o i tucani. Sono i pellicani o i tucani questi? Ah boh. Comunque, così per restare un pochino più fresco, alle 9:30 c'ho una chiamata che devo fare con una ragazza di Madame Sum e poi penso che faremo il primo pasto. Ciao Vale! Ragazzi, siamo giunti al primo pasto che sarà il mio snack mattutino. Ho lavorato lì per 2:30, provo sempre a lavorare un'oretta ma poi il tempo passa, voglio farmi uno snack e poi mi faccio il pranzo principale. Io provo a fare 4-5 pasti al giorno, solitamente, a volte ne faccio 3 se sto molto fuori casa, altre volte ne faccio 6 se ho voglia di fare più snack mentre lavoro, non c'è troppo un problema secondo la ricerca scientifica. Finché state tra i 3 e i 6 pasti va tutto bene. Io generalmente consiglio 4-5 pasti con un bonus, quindi un apporto di proteine di un minimo di 15 grammi di proteine con ogni pasto. E per questo mi sparo questo yogurt che è YoPro. Yogurt proteico con 15 grammi di proteine al gusto mirtillo, e per un po' di micronutrienti mi faccio anche un frutto di stagione che è questa pesca qua. Quindi uno snack molto basso in calorie, molto molto quick and easy. In realtà vorrei fare una precisione, che ho detto 15 grammi di proteine, in realtà solitamente voglio colpirne 20 grammi perché esiste il cosiddetto apporto di leucina. La cosa buona è che lo yogurt come fonte proteica ha un ottimo apporto di leucina e quindi bastano anche solo 15, diciamo, grammi quando parliamo di latticini. Se volete che vi faccio un video in cui spiego più scientificamente sia il body recomp che sto facendo e anche tutti questi dettagli per quanto riguarda la leucina e le proteine, la qualità delle proteine, fatemelo sapere, che magari facciamo un video scientifico come eravamo abituati nei vecchi tempi. Ragazzi, poi ecco l'ospite speciale. Dici chi sei? Tu avresti tagliato la pesca, sì, e fatto su una mega dessertino. Allora. Ed eccoci finalmente al primo pasto più importante della giornata. Questo è il pasto che sarà abbastanza consistente. Diciamo che è uno dei miei due pasti più consistenti, che possiamo chiamare il pranzo, diciamo, e la cena. È il pasto che io guardo come pasto pre-workout, perché solitamente dopo questo pasto magari faccio uno snack, però solitamente dopo mi alleno. Vi faccio vedere e vi provo a spiegare esattamente come mangio, perché è un pochino diverso dal solito, da quello che magari siete abituati a vedere da me. Prima cosa, ci abbiamo qua del avocado smashed, ci ho aggiunto un pochino di limone, non ci ho aggiunto il sale, e questo è un'ottima fonte di grassi. Chiaramente l'avocado si dice che sono grassi buoni, perché sono grassi buoni effettivamente, ma comunque è molto calorico, quindi bisogna stare attenti. Io ne ho messo 120 grammi, ok? Poi passiamo alla fonte di proteine. Non è una fonte super economica, questo è del sashimi. Sono 200 grammi di sashimi, quindi intorno ai 35-40 grammi di proteine, e qua ci ho aggiunto un pochino di ginger. Dico, non è la fonte più economica, ed effettivamente all'S Luca ci sta, lo trovate proprio i tronchetti di salmone,
e altrimenti va benissimo anche qualsiasi altra pesce, il tonno oppure lo sgombro. Se voi lo prendete sia fresco oppure crudo oppure in scatoletta, diciamo, in lattina, quello che è, dovrebbe andare bene, ok? Io mi scelgo questo perché mi piace tantissimo e ce lo intingo nella salsa di soia. Questa è salsa di soia normale, dato che un sacco di sale è anche una fonte di sodio. Il sodio, il sale, la cosa importante è che siamo costanti con la nostra assunzione giornaliera. Per quale motivo? Così che non abbiamo sbalzi di ritenzione idrica. Per uno sportivo il sodio è importantissimo per la contrazione muscolare, quindi non dovete limitarlo appositamente come facevo io a volte in passato. L'importante è che è costante giorno per giorno, quindi provate a salare sempre le stesse cose. Io non ho salato, ma mi mangio sempre questi qua, che sono due pacchetti di soia che dovrebbero essere 20 ml. E poi qua, fonte di carboidrati, questi sono 60 grammi di pane integrale. Il pane va benissimo come fonte di carboidrati. Io personalmente, come vedete qua da questo pasto, è un pasto più ricco in grassi e più basso in carboidrati. Sto facendo così e sto consumando più carboidrati proprio intorno all'allenamento, soprattutto dopo l'allenamento e per cena. Funziona bene così per me. Quindi questo è il pasto, e in più ogni tanto, se ho voglia di qualcosa di dolce, provate questo Nesty tè negro al limone, veramente una bomba, pochissime calorie per 100 ml, quindi per un bicchiere sono tipo 3-4 calorie, veramente perfetto. Questo io non vedo l'ora di mangiarlo, sembra poco, ma lo faccio ogni giorno ed è veramente buonissimo, ve lo consiglio, provateci. Ragazzi, io sono appena arrivato da Sammy, è l'ora del workout e mi faccio il pre-workout della Foodspring. Se voi volete prendere qualsiasi prodotto dal sito di Foodspring, che sia il pre-workout che uso io, che vi faccio vedere subito, oppure qualsiasi cookie dough protein bar, ve lo straconsiglio, e questo qua, che è l'Energy Aminos che uso come pre-workout, e questo è il gusto maracuja che secondo me è più buono, potete usare il codice Muscoli a Vita FSG per il 15% di sconto, e questo è un modo per supportare me, supportare il mio lavoro. Sono necessari? Assolutamente no, però sono comodi e convenienti, e se avete voglia di prendere qualcosa ve lo straconsiglio. Questo mi dà i miei 200 mg di caffeina per affrontare bene il workout, e ho pensato di filmare un esercizio. Sto iniziando con la military press, abbiamo 60 kg, quindi 20 kg al lato, e questa in realtà è la mia terza serie, la serie più pesante l'ho fatta con 62,5 kg. Praticamente sto tracciando la prima serie e voglio progredire sempre sulla prima serie, e magari in un video che non sia full day of eating ve lo spiego meglio, ma su questi qua, quando parlo troppo di allenamento, se ne va tutta la gente, quindi vi faccio vedere solo un esercizio e poi andiamo avanti. Ancora uno, ma preferisco stare al RIR di uno, quindi reps and reserve 1, ovvero una ripetizione dal cedimento, quindi mi tengo un po' più di energia per dopo. E allora, siamo appena tornati a casa dopo la palestra, saranno passate più o meno un'ora, un'ora e mezza, quindi io mi devo fare il pasto, sennò perdo la sintesi proteica. C'è una finestra anabolica, diciamo che non è proprio precisa subito dopo l'allenamento, però entro un paio di ore vogliamo consumare un po' di proteine. E le sta facendo qui gli zucchini noodles. Sì. Che bello, con lo spirulizer. Spirulizer, yeah. Se volete tutti i trucchetti andate veramente sul suo canale. Io non ne capisco niente, però mio padre è stato veramente gentilissimo e ha cucinato del baccalà, se l'è fatto per pranzo, ce l'ha fatto anche noi. Ci sta, come vedete, baccalà, pomodorini, olive, un po' di patate. Sarà molto molto difficile tracciare un piatto del genere, e quando succede non mi faccio troppi problemi, faccio una stima degli ingredienti sfusi che io andrò a consumare, quindi vediamo insieme il piatto che mi faccio e facciamo la stima, e ci aggiungo un pochino di olio perché chiaramente ci avrà messo un po' di olio per cucinarlo, però non mi faccio troppo problemi. Se stessi in deficit, in definizione, allora lì starei molto più attento, ma se faccio una ricomposizione che è più o meno sul mantenimento non è un problema.
E niente, questo è quello, lo sto un attimino riscaldando, rosolando, e se avete domande su magari come traccio, cosa faccio, fatemelo sapere nei commenti e provo a rispondere il meglio possibile. Magari alcuni di voi quando vanno al ristorante non sapete esattamente come fare, io vi consiglio, contate gli ingredienti sfusi, inseriteli nell'app e aggiungeteci dell'olio o comunque una fonte di grassi, perché molto probabilmente al ristorante cucinano con l'olio. Questo è come... Sì, beh, dipende, potete sovrastimare se state appunto in definizione, così siete sicuri di stare sotto, ma se siete in massa fate una stima decente. Questi sono i consigli, io non vedo l'ora. Ciao amore mio. Ciao. Mi aiuti? Facciamo il contacalorie. Cos'è bella? Allora, io stavo facendo la conta delle calorie, vi basta prendere un'app che volete. Non so se va bene, sì. E facciamo tutto il conto. La tua app come si chiama? La mia, io uso Mind Diary, in inglese. Se siete italiani potete usare Yazi o Fat Secret, quello che volete. State solo attenti che alcune entrate... My Fitness sono, Pal. Sì, alcune entrate sono però sbagliate, quindi quello un po' di esperienza ci vuole. Io ho notato che Mind Diary, che è questa qua, è molto semplice. Stamattina abbiamo mangiato YoPro Blueberry Peaches. Salmon, sashimi, avocado. La cosa buona che stavo dicendo a Ele è che io faccio il pranzo molto simile ogni giorno, quindi la cena, diciamo, è abbastanza variabile, mentre il pranzo è abbastanza fisso. Però so che più o meno il pranzo, arrivo a pranzo sulle 1000 calorie e di conseguenza con la cena ho un bel po' di leeway. Quante calorie stai? In realtà dipende, perché stavo seguendo un piano a 2050 calorie per, proprio per ricomposizione, ma da quando sei arrivata a te ho detto sti cavoli, aumento un po' le calorie, perché a 2050 sentivo veramente, cioè devo stare proprio attento e non riuscivo a fare un po' così. Quindi adesso se sto tra le 2002 e 2004 io sono contento, non è un problema. Secondo me sto comunque, per me 2002-2004 è comunque sotto il mio mantenimento, quindi leggerissimo deficit, una ricomposizione si fa. Comunque fammi mettere, ho mangiato il pane oggi? Sì. Erano 60 grammi che l'avevo pesato. Ah sì? Sì. E poi... un po' di salsa soia, mi volevi tirare un calcione, aspetta, soia. Allora tracci la soy sauce? Sì, la metto come 2 tablespoon, tanto era più o meno così. Da questo vedete la precisione, non è che sono iper preciso, ma la costanza è la cosa importante, è meglio avere comunque un'idea, non pensi tu amore? Certo. Poi se proprio... cioè dipende dall'obiettivo, esatto, tipo a me adesso bravissima. Non mi interessa nulla. Bravissima. Ginger non lo traccio, che tanto per 100 calorie sono pochissime, tipo 17. No, il ginger nada, poi è troppo sì, buono. Sì, o 7 addirittura. Dobbiamo andarla a comprare a piuttosto. E frutta non l'hai mangiata? A pranzo non mi sembra. No. Ah, la cioccolata! Abbiamo fatto caffè e chocolate. Sì, che mi sono dimenticato di mostrare. È vero, sorry guys. C'è finta di niente. No, in realtà. Lo diciamo adesso. Però era 85% fondente. È il dolcetto post pranzo. Giulia fa un caffè buonissimo, ragazzi. Grazie. Dark chocolate. Sta ancora filmando, vero? From Brazil. Yeah, you can cut it as well. Sì, certo. Ok, dark quindi chocolate. Effettivamente è arrivato a 956 calorie a pranzo. Che è sempre meno di quanto pensavi. Io avevo detto 1000 almeno. Sì. Più o meno mi faccio così, mi lascio 1000 per dopo pranzo. 2 slice massimo. Ok, vediamo un attimo. Non so più carbo del solito. Allora, sto 1800 calorie. 160 grammi di carbo. 125 grammi di proteine e 76 grammi 160 di carbo sono pochissimi. Sì, perché appunto sono switchato, faccio un po' più high fat. Quanti grassi, sorry baby? 75. Sì. Che di solito invece stavo sui 40 e i miei carbo stavano a 250, invece adesso ho aumentato il fat, ridotto un po' i carbo. Le proteine 125 vanno benissimo, ne provo a prendere altri 15 grammi, così se arrivo a 140 sì. posto per la giornata. Vale. Perfetto, c'ho ancora uno snack prima di andare a dormire. Ok. Quindi hasta la vista. Ciao. Ragazzi, sono le 11:45, mi faccio il last meal of the day. Come detto prima, mi mancano ancora un pochino di proteine e a me piace sempre concludere con un dessert, perché mi piace mangiare qualcosa di dolce la sera. Questo è un high protein skyr, il mio secondo yogurt della giornata, e c'ha 14 grammi di proteine, e per renderlo un attimino più sfizioso tipo dessert ci vado ad aggiungere questi All Bran Choco, che sono i miei preferiti, sono una bomba, se li trovate sono veramente ottimi. Per 100 grammi ci hanno 392 calorie, 8 grammi di grassi, 65 grammi di carbo, che non è nemmeno tanto considerando quanto sono buoni. Non vedo l'ora.
E quindi eccoci con quello che sarà l'ultimo pasto della giornata. Con questo dovrei colpire le mie proteine. Non ho, come avete visto, un obiettivo carbo e grassi, lascio abbastanza che cadano dove cadano. E la cosa che abbiamo detto prima con Ele è molto importante: bisogna essere più precisi possibili quando vogliamo veramente raggiungere una condizione molto particolare. Ad esempio, vogliamo raggiungere la migliore definizione e iniziamo il percorso di definizione, allora lì dobbiamo essere iper precisi. Ma altrimenti, per me, per il momento, soprattutto che ho già fatto la mia definizione, è da 2 mesi che sto facendo una ricomposizione che sta funzionando, ora che è venuta Ele io farò una ricomposizione, provo comunque. Alla fine ricomposizione vuol dire mettere massa muscolare, che avviene con lo stimolo progressivo in palestra o comunque con REC, che sto facendo, e poi mangiare non sopra il mantenimento, ma diciamo lieve mantenimento, lieve deficit calorico, così possiamo fare una ricomposizione corporea. Io quindi mi godo questo. Spero che vi sia piaciuto questo video. Sono stanco, raga. Spero che vi sia piaciuto questo video e che sia stato utile. E se avete delle domande, lasciatemi nei commenti. Provo a farvi capire che io mangio in un modo. Sicuramente è cambiato un pochino dall'inizio. Non è solamente dieta flessibile, guardo anche non solo i macronutrienti e le calorie, ma anche proprio la qualità del cibo. Ed è per questo che in generale il pranzo è composto da cibi particolarmente non processati, anzi molto primari: avocado, salmone, pesce crudo, queste cose qua. E mi sento benissimo, performo benissimo, è perfetto. Quindi vi straconsiglio, se potete, di iniziare una dieta che vi piace, che riuscite a seguire, in più con un 80% di cibi non processati. Questo è tutto. Io vi ringrazio di cuore per la visualizzazione. Se potete, lasciarci un like. E vi do, diciamo, un piccolo spoiler qua: la mia guida scientifica è attualmente in sconto sul mio sito, solamente per i prossimi 2 giorni, scontata del 40%, quindi se non l'avete ancora acquistata, andate, perché adesso è il momento giusto. Secondo annuncio, inizieremo con un podcast a breve, ma ve ne parlerò in un prossimo video. E 3, Kaizen Atletica, faremo il prossimo drop a settembre, tra settembre e ottobre, e sarà una bomba. Ci saranno le 2 performance shirts e io veramente non vedo l'ora di ricevere i campioni per quelli e di rilasciarli. Vi ringrazio veramente, raga. Non sarei qua senza di voi, ve lo dico sempre, ed è vero. Spero che stiate bene e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!